Bella a tutti ragazzi, sono io di Gamer Andrei, benvenuti in questo nuovo video e oggi vi dimostro insomma in poche parole una nuova mod Cleo, si può definire così perché è formata da un file Cleo 4 e da un ini. Vabbè, comunque passiamo subito al dunque. Allora vi dico un po' di che si tratta questa nuova mod tra virgolette. Allora, se voi dopo essere entrati in game in un server qualunque, allora praticamente se voi, questa mod funziona così: noi si segna un segnalino sulla mappa, ad esempio al cimitero abbandonato, quindi old airport, e praticamente se uno spinge contemporaneamente CTRL ALT più R, le macchine nelle sue vicinanze verranno trasportate dove è stato segnato il segnalino. Ora vi faccio vedere come scaricarla, come metterla nelle apposite cartelle per farla funzionare ed infine vi farò vedere il suo utilizzo. Allora, questo è il link del download, ovviamente l'archivio è senza password, clicchiamo su download, apriamo, estraiamo la cartella in desktop, ok, avremo questa cartella qui, bene, ok, ora apriamo e troveremo questi due file, tre, con questo. Qui nel readme c'è scritto come funziona e come bisogna utilizzarlo sia in italiano che in inglese. Bene, allora Cards Grabber by FIP versione 2.0.cs, ripeto, .cs, facciamo taglia e lo mettiamo nella cartella Cleo 4, mi raccomando Cleo 4. Perché dico Cleo 4? Perché almeno non avremo problemi di crash e di errori vari, soprattutto perché Cleo 3 ora non è che funziona con le nuove Cleo 4. E quest'altro, aspettate, dov'era? Mentre il cardgrabber.ini facciamo taglia e lo incolliamo nella cartella di GTA Sant'Andreas qui senza, e avremo questo file qui nella cartella di GTA Sant'Andreas e questo file qui nella cartella di GTA Sant'Andreas Cleo. Bene, ora che abbiamo postato la nostra Cleo e la nostra Ini, vi faccio vedere in game come funziona. Bene ragazzi, eccoci qui con le funzioni. Allora, bene ragazzi, siamo qui in gioco, un server preso a caso, The Evolution Server, un server di merda quanto posso vedere, ma quanto posso osservare io di un grande esperto di server. E ora che dire, come ho detto prima, diciamo ESC map, apriamo tutta la mappa e selezioniamo, no, ho sbagliato, non era qui, ok, qui dov'è, ecco. Si presenta questo punto qui che è il cimitero. Bene, mettiamo il segnalino qui, ora usciamo, zoom, e ora ragazzi preparatevi allo spettacolo, perché se io piggio CTRL ALT ed R, vedete, success, 6 card sended, quella lì, quindi vuol dire che ha mandato 6 macchine. Ora andiamo a vedere segnalino dove ero, e guardate dove ho spostato il segnalino per sbaglio, e signori e signori, guardate, aspettate, aspettate, devo rimettere il segnalino, che fa di più. Dovrei andare lì, ci metto il segnalino, anzi no, sono salita qua, ok, eccoci qui,
notare qui è pieno di auto. Qui è dove io ho mandato le auto. Come potete vedere le auto sono arrivate tutte, lol, in gran forma. Bene ragazzi, ora che faccio? Lo rifaccio? Bene, selezioniamo qui, dove non c'è nessuna auto, come potete vedere. Back, seleziono. Posso Alt più R. Scusate, facciamo dell'auto. Ctrl più R. E tutte le macchine saranno spedite laggiù. A parte questo qui, come potete già osservare, lì è pieno di auto. Guardate. Guardate la campada. Schiacciano. E poi a parte quelle ci sono questi qui che ho mandato io. Quanto più in questo. Questo server è una merda. È una merda. Madre mia ragazzi. Cioè, ho mandato un... Mi sembra che è una tica... Vabbè, sembra un Andromeda. Un Hydra, quindi spettacolo. Cioè che tu mi serve... Che... Potete vedere il trucco funziona. È per il tanto di 0. Bene, non mi ricordo più come Hydra. Hydra, attenzione, attenzione, dopo 30 anni che non lo ritrovo. Attenzione là, oddio, oddio, che hai fatto? Oh my fucking god, ma vaffanculo. Stronzi di merda, non mi fanno entrare nell'area 51. Bastardi cazzo di merda. Che server del cazzo. Cioè sono tutti Ted, ma vaffanculo te, il tuo Ted di cazzo. Cioè ci saranno, a parte me, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3 coglioni che giocano in questo cazzo di server. 3 coglioni. Ma per favore. Guardate, guardate quanto è bello spammare. Quanto è bello spammare, sono stato chiccato. Va buone ragazzi, non me ne frega proprio un merito a sega, il vostro server del cazzo. Ho detto prima, guardate qui quanti ping avevano, 200, ma che merda. Quelle score qui, che è una cazzata gigantesca. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente non entrate in questo server di merda, proprio ve lo sconsiglio vivamente, perché proprio fa cagare proprio il cazzo. No, sono entrato per sbaglio in questo server di merda, proprio di merda, per testare questo cazzo di mod nuovo che ho trovato. Perché anche io ho fatto un utilizzo. Bene ragazzi, che dire. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, fatevi le seghe, scopate. Beh, per oggi è tutto ragazzi, ci si becca alla prossima. Ah, visto che oggi è il 27, vorrei dire che mi mancherete, mi mancheranno le visualizzazioni fino al 15 di agosto, sì, mi sembra di sì, fino al 15. E che dire, in questo ultimo giorno cerco di fare più video possibili, finora ho fatto la nuova versione di Sobey, che avevo promesso di fare una settimana fa, però la stanchezza ragazzi, gli impegni, sono gli impegni, non ci posso fare niente. E che dire, ritornerò di sicuro molto abbronzato e forse farò anche dei vlog. Sì, farò dei vlog. Saluto tutti i miei amici, soprattutto Tanga, Labbo, Orazio, Revenger, poi saluto Anthony, poi posso salutarlo. Beh, saluto mia mamma, mio papà, my dad, my babbo. E poi mia sorella, rompe i coglioni. No, scherzo. E nessuno ragazzi, dai, vi sto allungando questo video in modo anomalo e non mi va bene. Anche se c'è una connessione di upload pazzesca, cioè mi carica video in 2 secondi. E che dire, dai, ci si becca alla prossima. Ciao ragazzi.